Apre i battenti a Piacenza la quarta mostra internazionale degli idrocarburi. L'interessante manifestazione è stata inaugurata dal ministro per le partecipazioni statali Ferrari Agrà. La rassegna, alla quale partecipano 120 espositori di tutto il mondo, costituisce un'esauriente documentazione di quanto in Italia e all'estero viene compiuto per incrementare la ricerca e lo sfruttamento di quella essenziale fonte di energia che sono appunto gli idrocarburi. Al termine della visita, il ministro Ferrari Agradi ha sottolineato la fondamentale importanza degli idrocarburi in rapporto alle sempre crescenti esigenze dello sviluppo economico. L'ingegner Mattei ha posto in luce l'essenziale funzione sociale ed economica delle attuali ricerche nell'Italia meridionale. Presenti la regina madre, Filippo di Edimburgo e il principe ereditario Carlo, i più baldi campioni di Scozia si sono affrontati nell'annuale raduno Bremer Island. Sembra facile a vedersi, e invece è facilissimo, soprattutto perché sia l'asta che la sfera sono di leggerissimo legno. Ed ecco il lancio del palo sport, nel quale gli scozzesi non hanno rivali, anche perché sono gli unici a praticarlo. Questi baldi giovani potrebbero ottenere risultati di assoluto rilievo anche in competizioni agonistiche internazionali, ma gli scozzesi, è noto, sono estremamente economi, quindi non si impegnano mai eccessivamente, e ciò ha lo scopo, gli incorreggibili avaroni, di risparmiare le forze. Ammirevole il sangue freddo dei poliziotti di Oaxaca, nel Messico. Tutti davvero bravi, i tutori dell'ordine della cittadina. Anche le reclute sono sulla strada buona, come possiamo vedere. Dopo aver distrutto 5 o 6 moto, loro riescono persino a partire. All'avvincente esibizione hanno preso parte tutti i 36 poliziotti di Oaxaca. Vi presentiamo i 5 più bravi. Male che vada, un posto in un circo non glielo toglie nessuno. Al termine degli esercizi, gli spericolati poliziotti hanno ricevuto l'alto elogio delle autorità presenti. L'eccezionale spettacolo è durato mezz'ora. È durata anche mezz'ora l'azione di una banda di ladri che, mentre i difensori della legalità erano impegnati nelle loro acrobatiche destrezze, con destrezza acrobatica hanno ripulito 6 appartamenti, 2 gioiellerie e una banca.